È stata una gara molto combattuta quella che nella giornata di ieri si è svolta a Bolbeno e che ha visto trionfare un atleta giudicariese. Il piccolo centro della Busa di Tione, ormai da 11 anni, a conferma di una tradizione ciclistica di tutto rispetto, organizza questa classica per dilettanti intitolata Coppa Madonna dell'Ares. L'organizzazione, anche in questa edizione, è stata curata dalla società ciclistica Virtus Giudicariese di Priore, che, affiancata dalla locale Proloco, dal Comune e dalla Cassa Rurale di Tione, ha dato vita a questa corsa, dando continuità ad un affermato appuntamento interregionale. La gara, aperta a tutti i dilettanti di prima e seconda categoria, ha visto al via poco meno di 30 corridori, che dopo il ritrovo e le iscrizioni presso il circolo ricreativo ha avuto inizio sul rettifilo davanti al municipio. Il percorso, molto impegnativo per la tortuosità del circuito, ha toccato per ben 25 volte i paesi di Zuclo e Bolbeno, facendo conteggiare al termine un totale di 80 chilometri. La giornata, molto calda e afosa, non prometteva un impegno agonistico così elevato. Invece, la corsa si è fatta brillante e nervosa fin dalle prime tornate. I corridori si sono immediatamente sfilati iniziando un serrato duello che si è poi ristretto ad una rosa molto esigua di atleti. In particolare la determinazione di uno degli atleti del gruppo sportivo SEO è stata premiata con un successo che non ammette discussioni. Al traguardo, gli scroscianti applausi del pubblico hanno salutato primo Benigni Mario del gruppo sportivo SEO di Stenico, che ha coperto il tracciato alla media di 35.036, rinverdendo in questa competizione un successo trentino che mancava all'appello del 1979 con Del Piazza del gruppo sportivo Surgiva di Trento. Secondo Verzelletti Giambattista del gruppo sportivo Cadeville Romeo, terzo Bonsi Mauro del gruppo sportivo Torre Franca, quarto Benigni Carlo, fratello del vincitore, sempre del gruppo sportivo Voseo di Stenico, e quinto il rivano Leoni Giorgio della Carrera Inoxpran. Il successo organizzativo di questa undicesima edizione della Coppa Madonna dell'Ares è stato propiziato anche dall'impeccabile servizio d'ordine prestato dai carabinieri di Tione e dai corpi volontari dei vigili del fuoco di Zuclo e di Bolbeno. Unico appunto da rilevare, troppi premi per così pochi partecipanti.